fra tutti i luoghi inquietanti presenti nei videogiochi. Lavandonia è sicuramente uno dei posti più macabri e disturbanti mai pensati. Le storie che la circondano, dalla sindrome fino alla presenza di Pokémon anomali all'interno del suo cimitero, l'hanno resa famosa ben al di fuori del mondo Pokémon. Sembra assurdo, ma oltre a queste leggende, esistono anche fatti, affermazioni e personaggi che rendono la cittadina molto più misteriosa di quanto già non lo sia. Mr. Fuji, il sindaco di Lavandonia, nonché custode della torre Pokémon, dietro il suo apparente amore per i Pokémon, c'era un passato assai inquietante. Infatti, prima degli eventi di Pokémon Rosso e Blu, era a capo delle sperimentazioni su Mewtwo, che lo portarono a compiere azioni meschine e macabre su Mew, con lo scopo di creare il nuovo Pokémon. Dopo la distruzione del laboratorio, Fuji rimase in vita, e cambiò totalmente carattere, diventando un protettore delle anime. Probabilmente, pentitosi delle sue azioni oscene, decise di liberare Mew sull'Isola Suprema, come testimonia il cartello lasciato da egli stesso, nei pressi dell'isola. Come tutte le città di prima generazione, Lavandonia prende il suo nome da un colore, ossia il color lavanda, che a sua volta deve la sua origine ad un fiore, del quale il significato è devozione. Non è un caso, dunque, che tutti gli abitanti della città siano devoti agli spiriti e credano nel sovrannaturale. Forse, la bambina che si trova appena fuori dalla torre Pokémon è tra i personaggi più scioccanti presenti nei giochi Pokémon. Essa, infatti, ci porrà la seguente domanda. Credi negli spettri? Se la risposta sarà sì, ci dirà che siamo dei creduloni. Ma se dovessimo rispondere di no, l'affermazione della ragazzina sarà quantomeno disturbante. Essa ci dirà: ah sì, la mano sopra la tua spalla è solo una mia immaginazione, vero? Il tutto, arricchito dal tema agghiacciante, fa gelare il sangue nelle vene. Piccola curiosità: in Pokémon Origins, serie animata trasmessa per la prima volta in Italia da Italia 1, si assiste ad una scena molto simile, con tanto di presenza paranormale alle spalle del giocatore. Il nome giapponese di Lavandonia prende il nome dal monte Sion, citato nella Bibbia e, secondo la cultura cristiana, sede della tomba del re Davide. Pura coincidenza. Infine, il fatto più assurdo e più inquietante è uno screenshot fatto alla mappatura del primo piano della torre Pokémon. Giocando non ci si accorge di nulla, ma guardando la stanza dall'alto si può notare una figura quanto mai raccapricciante. Forse è semplicemente una coincidenza, ma le tombe formano la figura agghiacciante di un patibolo.